Giundo mi ha inviato questo pacchetto. Dentro c'erano All Machine and Beasts, esquisito, fantastici sapori tradizionali italiani. Iniziamo con Machines. Un giorno l'umanità viene spazzata via da un gigante e chissà quanti secoli dopo nasce un nuovo mondo non di umani ma di cyborg e spiriti bestia. I primi soffrono dell'infezione cibernetica, una malattia che col tempo rimpiazza la carne con il metallo fino a farti diventare un vero e proprio androide. Mentre gli spiriti bestia sono uomini connessi alla natura che col tempo si trasformeranno in animali. Il nostro protagonista è Eitong Shi, un cyborg in viaggio che deve arrivare al passo degli spiriti bestia, ma sul suo cammino incontra degli ibridi, così i cyborg chiamano gli spiriti bestia, imprigionati da un gruppo di cyborg. Non per bontà ma per profitto si ritrova a salvare una ibrida dai capelli rosa che stava per essere venduta, mentre l'altro ibrido fa una brutta fine. In questo mondo i cyborg hanno sempre considerato gli spiriti bestia come esseri inferiori, schiavizzandoli, vendendoli come fossero bestie, imprigionandoli e a volte anche facendoli combattere in arene solo per divertimento. C'era un cyborg però che ha salvato tanti spiriti bestia, un cyborg vestito di nero con una particolare maschera, proprio come Eitong Shi. Ma non è lui, anche se tutti lo scambiano per quel cyborg, un cyborg che lui è effettivamente conosceva ma che lui stesso ha ucciso. Quella maschera però si rivela essere la chiave per liberare il popolo degli spiriti bestia dall'oppressione e per ripristinare il mondo. Un mondo creato da due giganti, uno nero che creò i cyborg e quello bianco che creò gli spiriti bestia. C'è molta azione ma anche qualche mistero in questi primi tre volumi che ho letto e i personaggi sono carini. Of Machine and Beasts non è certo originalissimo ma intrattiene e si lascia leggere, lo consiglierei di più agli adolescenti. Mentre Squisito, Fantastici Sapori Tradizionali Italiani è un manga fantasy italiano basato sul cibo. A me queste storie che parlano di cibo piacciono molto, parla di Principia. Per gli amici, Pia, una raccoglitrice, lei è quella che raccoglie particolari piante, frutti e ortaggi e combatte e caccia le creature fantastiche che diventeranno buon cibo. Durante la sua ricerca di ingredienti particolari nel bosco si imbatte in Leo, un cuoco itinerante rimasto avvelenato durante il suo viaggio alla ricerca di Artemio e Nausicaa. Due leggende viventi, una cuoca e un raccoglitore di primissima classe, coloro che hanno scoperto migliaia di nuove specie e inventato ricette incredibili. Tutti nel mondo li conoscono, ma sono ormai più di 10 anni che sono scomparsi. Quando i due ricevono un misterioso ricettario dal padrone della locanda per cui Pia stava raccogliendo gli ingredienti, scoprono che tra quelle pagine è nascosto il percorso culinario fatto dei migliori ingredienti della penisola che potrebbe portarli proprio da quelle due leggende. Insieme iniziano il viaggio attraverso un'Italia fantasy che li porterà ad affrontare ardue sfide per procurarsi questi ingredienti, come il cappero stellato protetto da pericolosi insetti e le uova salamandra difficilissime da raccogliere. Non sono i soli però a seguire questo percorso, tra le ombre c'è qualcuno che sta seguendo loro. C'è azione, comicità e avventura, l'ispirazione ad opere manga non viene nascosta, personalmente mi ha ricordato Dungeon Food che io adoro e anche Toriko. Questo primo volume mi è piaciuto e anche questo lo consiglio ad un pubblico giovane. Queste e un botto di altre serie potete leggerle sull'app di Giundo. Giundo è un editore che pubblica fumetti, manga, webtoon e anche opere originali. Sull'app potete trovare un sacco di titoli da leggere di ogni genere. Molte potete leggerle anche per intero in modo del tutto gratuito. Di altri potete leggere i primi capitoli e a volte i primi volumi gratuitamente, ma per continuarle bisogna pagare un abbonamento. Non costa molto, poco più di un caffè, solo 1,99€ al mese. Queste due opere di cui vi ho parlato, ma anche altre, le potete acquistare in cartaceo, in fumetteria, libreria e nello shop online Giundo. Ringrazio Giundo e voi continuate a seguirmi per scoprire ogni giorno, o quasi, nuovi manga e non solo.